3. L'uomo del metrò. Piccole storie di musicisti grandi. Jean se ne rendeva ben conto, come Camille, anch'egli non era più un ragazzino, e un viaggio verso il nord, di questo si era ipotizzato di recente in agenzia, e ancora una volta proprio a lui avevano demandato la faccenda, avrebbe potuto rivelarsi decisamente fatale, pur tuttavia ne era felice. Da sempre sognava il nord, il grande nord. Chiuse gli occhi e iniziò a riflettere. I pensieri gli si affastellavano nella mente in maniera confusa. Volti e luoghi si sovrapponevano con apparente incongruenza: città, piazze, vie, giardini, ma anche paesaggi incontaminati. E dire che ne aveva compiuti così tanti di viaggi, aveva girato il mondo per lo più a tenere concerti, come pianista soprattutto, ma spesso anche come organista. Di certo, sì, come organista, ora non più, da molti anni, per un insieme di ragioni del tutto casuali, aveva smesso di tenere concerti come organista. Del resto, rifletteva, non aveva forse soggiornato addirittura alle Canarie e in vari altri posti? Incredibile. E poi si era occupato davvero di tutto nella sua lunga vita, dall'archeologia alla geologia, dalla botanica all'entomologia, dalla matematica alla filosofia, alle scienze occulte. Ovvio che con così tanti pensieri gli si affollassero alla mente le idee più incredibili, e aveva trovato perfino il tempo di raccontare i molti viaggi in alcuni libri che aveva poi firmato con un curioso pseudonimo. Si era occupato perfino del miraggio, pensate. E ora, reduce da quel soggiorno egiziano, stiamo parlando ancora di Camille Saint-Saëns, sognava il nord. Chissà mai perché, si domandava con leggera euforia, proprio lui che aveva sempre prediletto i climi caldi. Una città lo attraeva in modo speciale, cercava di immaginarne il profilo, i colori, i suoni, gli abitanti, gli odori. Si riscosse all'improvviso e quasi inconsapevolmente iniziò a consultare volumi e carte geografiche, ma anche orari ferroviari, liste di alberghi. In poltrona, con un libro in mano, comodamente in veste da camera, il solito generoso bicchiere di cognac accanto, chiuse ancora gli occhi qualche istante, tornando nuovamente a riflettere, a meditare, a sognare, abbandonandosi ancora una volta ai ricordi, ma col fermo proposito di progettare il viaggio. Lo avrebbe programmato con cura nei minimi dettagli. L'uomo del metrò, piccole storie di musicisti grandi. Ne abbiamo letto qualche frammento da uno dei racconti cornice, uno dei racconti raccordo. Questo parlava ancora di Saint-Saëns, il nostro Jean, un po' svogliato, un po' intellettuale sfigato, un po' tante cose, si mette nella pelle dei vari musicisti e con questa sua singolare sensibilità olfattiva, ecco che riesce a mettersi in sintonia con Bach e con Villa-Lobos. In questo caso pensa di andare a Lubecca, ma non vi svelo i dettagli, vi lascio al piacere della lettura. Mi raccomando, leggetelo. Voglino Editrice, Musica Pratica, edizioni collana Musica Pratica, lo trovate dal vostro librario, e se non lo trovate richiedetelo. Se non ce la fate, lo potete prenotare su Amazon, ma questa ormai è un'altra storia.